Pescara batte Palermo 3-2, pronti via e arriva subito il gol del vantaggio. Da una giocata sull'out di destra, il cross di Balzano, arriva Del Grosso che da quinto di centrocampo ha più spazio per spingere e supera con una diagonale il portiere Pomini. Ma da quel momento in poi è rosanero show. Il Palermo riesce a trovare il pareggio con un grandissimo destro incrociato di Moreo. L'ex Teramo supera l'incolpevole Fiorillo, poi ancora padrone del campo il Palermo e arriva anche il gol del 2-1 con una azione d'angolo, il colpo di testa che supera l'incolpevole Fiorillo migliore in campo del primo tempo, ma nonostante questo Palermo avanti per 2-1. Nella ripresa Pillon prova a cambiare qualcosa, prima una sostituzione che ha fatto un po' storcere il muso perché fuori Monachello con i cross che stavano arrivando da Del Grosso e Balzano per una seconda punta tipica del Sole, ma il Pescara piano piano ha preso campo, poi dentro Bruno per Crecco con Brugman che è andato a fare la mezzala, trova il pari il Pescara con un gran destro da 25 metri di Ledian Memuscia e da quel momento in poi il Pescara ci crede, spinge, Pillon passa al 4-3-3 tirando fuori un eccellente Cristiano Del Grosso abbassato per rotta sulla linea dei difensori dentro Sottil, miracolo clamoroso di Pomini su un destro a botta sicura di Gravillon, un destro fotocopia a quello che aveva portato al pareggio di Moreo, dall'azione d'angolo destro pennellato di cross dalla bandierina per il colpo di testa di Scognamiglio, il destro di Sottil, il colpo di testa di Scognamiglio e la palla che termina in rete. Non si può descrivere a parole l'esultanza di tutto il Pescara con Scognamiglio che è stato sommerso da maglie biancazzurre. Non c'è altro da segnalare, Pescara batte Palermo 3-2 e blinda i playoff.